Buon pomeriggio a tutti. Io non vorrei che la presenza, diciamo, dei consiglieri comunali che sono stati invitati a partecipare possa essere in qualche maniera strumentalizzata, perché ci tengo a sottolineare che è stata un'iniziativa di questi ragazzi, a cui ripeto di nuovo di fare un grande applauso per questo atto. Le contrapposizioni politiche per svilire questa manifestazione che io spero sia la prima di una lunga serie. Oggi ne siamo 30, 50, 100, domani ne dovremmo essere 200, dopodomani ne saremo 400, fino a quando tutta la città capisca l'importanza di questa situazione, perché è impossibile che un comune debba avere un impianto di quella dimensione che non ha nessun senso rispetto al piano regionale dei rifiuti, che ne prevedeva solamente 20. Io non voglio stare a ripetere le battaglie estenuanti che abbiamo fatto in questi anni per questa situazione. Ho, a mio avviso, evidenziato tutta una serie di zone d'ombra notevoli, e non ci venissero a dire che adesso vengono fuori dicendoci: ma noi abbiamo fatto la delibera nel 2018, la delibera nel 2018 l'ha fatta l'opposizione e non hanno mai voluto annullare la delibera che aveva permesso di avviare il procedimento. Questa è la verità. Allora, adesso noi battaglieremo il più possibile, lo faremo, abbiamo bisogno di tutta la cittadinanza. Non demordete, continuate ad essere presenti nelle piazze, continuate ad organizzare eventi, vedrete che la gente risponderà. Noi dal canto nostro faremo tutto quello che è necessario in Consiglio Comunale e in provincia per evitare questo scempio per noi e per tutti i nostri ragazzi. Grazie. Brava!